Eder. Mech. Pallister. Il 7 gennaio ha parlato Daniela, infermiera presso il Dipartimento di Sostanze Legali e Alcolologia all'interno del comprensorio dell'ex OPP. Daniela ci ha riferito che la sera del 3 gennaio, tra le ore 20 e 30 e le ore 21, si era recata nel parcheggio presente nelle immediate vicinanze di via Vaisa adiacente ad una sede dell'Università di Trieste. Ove in un sottoscala di quella sede vi era uno stallo per sfamare i gatti randagi della zona. Sul posto aveva notato un'autovettura, riconducibile ad un'utilitaria, ferma a fari spenti, con la luce dell'abitacolo accesa e con all'interno una persona, che a lei era parsa un uomo. La signora ha precisato che in un anno e mezzo, da quando aveva preso l'abitudine di portare da mangiare ai gatti, non aveva mai visto nessuno a quell'ora in quel parcheggio. Daniela ha consegnato una scheda di memoria micro SD da 16 GB della dashcam installata sulla propria autovettura al fine di poter verificare se l'autovettura da lei citata e il suo occupante fossero stati inquadrati dalla telecamera. L'8 gennaio ci ha contattato per riferire di aver effettuato un sopralluogo nel luogo dove il 3 gennaio aveva visto la persona nel parcheggio volendo individuare il numero civico esatto, non riscontrandolo. Per localizzare con precisione il parcheggio, la donna ha specificato che da piazzale Canestrini provenendo dal rione di San Giovanni proseguendo verso l'alto con direzione Opicina si intraprende il rettilineo ed il parcheggio è il primo a destra vicino ad una palazzina di color giallo ocra con alla base delle pietre grigie e delle colonne bianche alla quale si accede tramite una scalinata. Di fronte vi è un piccolo bar dell'università. Da una prima visione delle immagini registrate dalla dashcam di Daniela ed estrapolate dalla scheda micro SD, non risultano in memoria immagini relative al giorno 3 gennaio. Nel pomeriggio di sabato 8 gennaio si è recata qui da noi Tamila. La donna ha segnalato che alle ore 20.05 e le 20.10 del 4 gennaio scorso, percorrendo il vicolo dei roveri per recarsi al lavoro presso la casa di riposo sita in via dei Ralli. All'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico, aveva notato un uomo camminare in salita davanti a lei, descrivendolo come alto approssimativamente sul 1,80 m. Di corporatura robusta, non snello, che procedeva lentamente sembrando affaticato e che portava sulla schiena qualcosa di grandi dimensioni che gli occupava tutto il dorso. Tamila ha specificato che l'oggetto di grandi dimensioni le pareva fosse un sacco nero, oppure qualcosa che era coperto o infilato in un sacco nero, aggiungendo che era grande, su tutta la schiena, non mi pare però che avesse le gambe coperte da questa cosa che portava e ancora aveva una cosa sulla schiena abbastanza grande. Non era un semplice zaino appeso alle spalle, era qualcosa più grande. Ho pensato, al momento, che fosse un sacco di nylon, almeno così mi è sembrato. Di sicuro qualsiasi cosa fosse si trovava all'interno di un sacco di nylon. Ho notato che l'uomo non teneva il sacco con due mani all'altezza delle spalle né da un lato, né dall'altro, non ricordo se lo tenesse con una mano sola. Non saprei dire che forma avesse questo sacco, in quanto non avevo notato una forma definita. Continuando il racconto, la teste ha riferito che ad un certo punto aveva sorpassato l'individuo ed aveva notato che lo stesso aveva la barba che copriva gran parte della guancia. La barba era abbastanza folta, ma disordinata, sembrava un po' bagnata sul davanti. Era una barba brizzolata, con più peli bianchi, ma non totalmente bianca. Ha aggiunto che l'uomo non indossava la mascherina ed ha fornito una sommaria descrizione dei vestiti indossati. Era vestito con un paio di jeans di colore blu azzurro. Avvicinandomi per sorpassarlo ho avuto l'impressione che le gambe dei pantaloni fossero bagnate, perché dal ginocchio in giù erano di colore più scuro. Indossava un giubbotto scuro, più verso il colore blu, più scuro dei pantaloni, non era corto alla vita, ma più lungo. Non ho notato le scarpe. Sento di spendere una parola di solidarietà al marito Sebastiano, che ovviamente non conosco e non conosco e non conosco e non conosco e non conosco. Come vedete, per far sorridere l'Abruzzone, quella convinta che Mario Biondo si sia suicidata, quella che è stata asfaltata da Lavorino sul caso di Serena Mollicone, basta poco, basta essere solidali con Sebastiano Visintin. Adesso vi metto un attimo in guardia su un pericolo incredibile che forse corre ognuno di noi.
Un incendio è divampato ieri nelle cucine del reparto di diabetologia dell'ospedale civico di Partinico, nel Palermitano. Le operazioni di spegnimento si sono concluse solo a tarda sera. Pare che il rogo sia partito da un piano cottura. Sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco e una da Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia. Si stanno eseguendo i controlli e verificando i danni da parte dell'ASP di Palermo. Non ci sono feriti. L'azienda ha presentato denunce contro ignoti. L'attivazione dei sistemi di rilevamento antifumo e la prontezza del medico di diabetologia, Lucia Spano, e dell'infermiera Morena Intrabartolo, opportunamente formati per la sicurezza, hanno scongiurato che le fiamme coinvolgessero altre aree. I due operatori hanno utilizzato efficacemente 3 estintori del reparto, riuscendo a domare le fiamme. Le operazioni sono state poi ultimate dai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti. Siamo grati ai due operatori per l'abnegazione manifestata in una circostanza che poteva anche diventare drammatica, ha sottolineato il commissario straordinario dell'ASP di Palermo. Daniela Faraoni, a entrambi i dipendenti, per i quali si proporrà atto di encomio, va il senso di riconoscenza mio personale e dell'azienda per l'esemplare intervento. Ringrazio il dirigente medico di presidio, Francesca La Sala, e la UOC Progettazione e Manutenzione per la tempestiva azione di riqualificazione dei luoghi. In ospedale è stata assicurata continuità a tutte le attività assistenziali, ancorché temporaneamente trasferite in altri spazi. Purtroppo, la dinamica dei fatti, in corso di ulteriore accertamento, ha concluso Faraoni, lascia quantomeno perplessi sulla natura dell'episodio, soprattutto alla luce di altre circostanze. Sicuramente meno gravi, avvenute di recente nello stesso ospedale. Incendio a Partinico in ospedale, lo riporto perché è una coincidenza, ma il fatto drammatico, che mi ha toccato anche abbastanza da vicino, è un altro. È accaduto il 3 aprile alle ore 10.30 di mattina. È accaduto a sua volta a Partinico. La madre della fidanzata di mio fratello si stava facendo il caffè con una vestaglia sintetica. Improvvisamente la vestaglia avrebbe preso fuoco e la donna di 67 anni è rimasta carbonizzata. Addirittura si sono bruciati anche gli organi interni. Adesso viene difficile pensare che una vestaglia sintetica possa provocare tutto questo. Il marito era uscito per un'ora, quando è tornato l'ha trovata nel cortile priva di sensi, ormai spenta dall'incendio, e non c'era quasi più niente da fare, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo. Adesso, finché non si capisce la cosa, io vi dico: se avete delle vestaglie sintetiche, state molto attenti alle fiamme, perché sembra che siano benzina allo stato puro. Oppure c'è qualcos'altro, sicuramente i carabinieri qualche piccola indagine la faranno. Naturalmente le fiamme a Partinico mi fanno pensare a quello che è accaduto ad Altavilla, perché si è detto, me lo ha scrisse nei commenti una persona del luogo, che a Partinico ci sarebbe una potente setta. E poi, una volta tanto, voglio fare complimenti alla banca Fineco, perché qualcuno ha provato a clonare un mio assegno e a girarla a un povero esercente di Stradella, ma la banca si è accorta che la firma era difforme, mi ha contattato, io ho confermato di non aver mai emesso quell'assegno, e così, grazie alla loro attenzione, ho risparmiato 3.200 euro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.